Oggi parliamo della Jugoslavia, della ex Jugoslavia, Lambrenedetto. Un video interessante, un video che solo Lambrenedetto può fare, perché è un grande conoscitore del mondo dell'Est Europa e soprattutto di certe dinamiche. Solo Lambrenedetto vi può fare video del genere oggi in Italia e spiegarvi bene come funzionano le cose. E il mio video sulla Jugoslavia che mi ha chiesto, sulla ex Jugoslavia che mi ha chiesto un ragazzo di fare, non è un video strappa like. Se io dovessi fare un video strappa like, farei come altri, inizierei a raccontarvi un mare di fregnacce, perché voglio prendere i like. In realtà io lo faccio in formazione. Io sono tassonomico, nozionistico, cioè io vi dico le cose come stanno. E quando Lambrenedetto dice le cose, non guarda in faccia il like o non il like. Io dico le cose come stanno, veramente. Parliamo della ex Jugoslavia. Perché quando si parla in Italia della ex Jugoslavia, tutti raccontano una mezza verità, la loro verità, ma non è la verità. Io invece vi dico come stanno le cose, da un lato e dall'altro lato. Allora, la ex Jugoslavia era un paese che dava fastidio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove anche gli italiani ne hanno fatti di tutti i colori, nella ex Jugoslavia, avevano addirittura fatto... Perché noi ci passiamo italiani come brava gente, nella ex Jugoslavia non siamo stati brava gente. Abbiamo fatto anche noi le nostre porcate. Però vabbè, la ex Jugoslavia era tanta roba. La ex Jugoslavia era un paese che dava fastidio. Era un paese che dava fastidio, perché era un paese dove a quei tempi nella ex Jugoslavia la gente arrivava, non scappava. Non era come è successo dopo che li hanno voluti distruggere, che la gente ha dovuto emigrare in tutta Europa o in tutto il mondo a fare magari lavori più umili. L'ex Jugoslavia era un paese che era la quinta, sesta potenza militare. La Jugoslavia non aveva né debiti né scazzi con nessuno. La Jugoslavia non aveva bisogno di nessuno, a parte il fatto che erano forti a livello sportivo. La Jugoslavia era un paese che non aveva bisogno di nessuno. La gente arrivava a lavorare in Jugoslavia. La gente non aveva debiti. La gente stava relativamente bene. Non ha mai avuto problemi. E questa cosa dava fastidio. Dava molto fastidio. Così come l'Iran dà fastidio che sia un paese sovranista. Così come dà fastidio la Bielorussia, così come dà fastidio tutti quei paesi che sono padroni a casa loro, danno molto fastidio alle elite globaliste, ai soliti noti. Quindi per cui, essendo un paese indipendente, libero, che non aveva bisogno di nessuno, forte anche, doveva essere distrutto. E come hanno agito lor signori per distruggere la Jugoslavia? Quello che hanno sempre fatto. Quello che hanno sempre fatto. E quello che continuano ancora a fare, che stanno tentando oggi di fare in Bielorussia, che hanno fatto in Ucraina, finanziando gruppi nazionalisti, estremisti. In Ucraina l'hanno fatto finanziando la destra estrema. In Bielorussia ci stanno tentando. Hanno mandato durante le proteste gente pagata, sono stata presa, li hanno anche catturati, li hanno presi. Gente mandata dall'Ucraina, dalla Polonia, dai Baltici, per creare casini, dalla Georgia. E nella ex Jugoslavia hanno fatto esattamente la stessa cosa. Hanno messo, finanziato, i soliti noti, il solito Giorgino, quello che oggi è il padrone di tutti i Balcani. Oggi c'è un padrone dei Balcani, è il signor Soros. Soros è il padrone dei Balcani. Poi adesso c'è anche il figlio, quindi. Quindi raccontiamo le cose come stanno. E quindi cosa hanno fatto? Hanno questi gruppi
fascistoidi, e li hanno fatti scannare fra di loro, uno contro l'altro. E quando tu in una stanza hai 100 persone e 4 li sovvenzioni e iniziano a tirarsi cazzotti, poi viene fuori un macello in quella stanza. Quelli sono stati la miccia per creare tutto il casino. Ma dietro c'erano loro signori, che non gli stava bene che la Jugoslavia era indipendente, era forte, era sovranista, erano padroni a casa loro. E soprattutto tantissima manodopera ancora da sfruttare, perché loro si dovevano espandere. Loro hanno sempre bisogno di portare il globalismo, il neoliberismo in tutte queste parti. Hanno creato quello che hanno creato. Loro, mentre erano nelle loro ville, fra champagne, ostriche, e metteci anche qualche bella donnina, da sopra hanno guardato tutti questi poveracci che si scannavano fra di loro e hanno raggiunto quello che volevano raggiungere. Farli scannare fra di loro. L'hanno disintegrata, l'hanno divisa, hanno formato Macedonia, Kosovo, la Serbia, la Bosnia, Montenegro, li hanno divisi tutti. E oggi ci troviamo in che situazione ci troviamo? Nella situazione che hanno portato il neoliberismo. Beh, politici, sui politici di quei posti lì, partendo dalla Grecia fino ad arrivare su là, stendiamo un velo pietoso. Tutti col signor George. La gente ha dovuto andare via, se ne è dovuto andare via. E chi oggi vive là, sopravvive. Stipendi da 300 euro in Serbia, più o meno in Bosnia, dove addirittura hanno portato delle aziende che lavorano neanche poi rispettando certi parametri. Quanto è lo stipendio oggi? E continuano a farli scannare. Il kosovaro contro quello, l'albanese che parla di quell'altro, il serbo che parla di quell'altro, il bosniaco che parla di quell'altro, il macedone che parla di quell'altro. Poi li prendi tutti assieme questi, e se un operaio di loro arriva tutti assieme, prendi Macedonia, Bosnia, Kosovo, Albania, li metti tutti assieme, non arrivano neanche a 1500 euro di stipendio messi assieme, perché mediamente lo stipendio è lì, mediamente lo stipendio... E quindi mi viene da ridere quando io sento parlare gli albanesi, i kosovari, i serbi, no, ma il Kosovo è mio, il Kosovo è tuo, è mio, è tuo, è tuo, è mio, è tuo, è mio, è tuo. È tuo cosa? 300 euro di stipendio a farlo operare, con un costo della vita che, se vai a vedere fra benzina, supermercati, vai a vedere, costa di più che neanche in Italia. Perché sopravvivono? Perché hanno un mare di gente che è andata via e mandano soldi giù là, altrimenti con le pensioni da 70, 80, 90 euro la gente morirebbe di fame. Tutti quei posti lì hanno impoverito tutti hanno impoverito, e la prima cosa che hanno fatto i politici, loro signor politici, lo sapete cosa hanno fatto? Perché ogni tanto sento qualcuno di loro: ah, ma avevi visto che hanno fatto la nuova strada, hanno fatto una strada in Kosovo, hanno fatto una strada in Albania, hanno fatto una strada in... Le strade mica le hanno fatte per voi, Le strade mica le hanno fatte per i cittadini. Al politico non gliene fotte nulla del cittadino. Le strade le hanno fatte per trasportare più velocemente le merci che vengono prodotte dai nuovi schiavi, dai nuovi sfruttati, dal sistema neoliberista. Difatti, le grandi aziende, i grandi gruppi, hanno iniziato a delocalizzare. Hanno iniziato magari a chiudere in Germania. Hanno iniziato... i tedeschi dietro queste cose ci sono sempre. Hanno iniziato magari a chiudere anche in Italia. Ci sono aziende che stanno chiudendo, multinazionali, che stanno chiudendo in Italia. Sì, per trasportare la produzione dove? Nella ex Jugoslavia? In Bosnia? In Serbia? Anche in Albania? Ma dove trovi gente?
che lavora senza mai lamentarsi per 200-300 euro al mese? Cioè, dove trovi questa gente? Ogni tanto fanno la fiammatina nella ex Jugoslavia e in tutti i Balcani. Li hanno fottuti tutti. Il sistema neoliberista li ha fottuti tutti. Il Kosovo poi serviva per trasportare una base importante che c'era americana nel centro dei Balcani. Infatti hanno chiuso la zona di là, hanno chiuso in Germania e l'hanno portata in Kosovo. Perché? Perché l'obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più all'Iran, perché il loro obiettivo è l'Iran. Gli serviva un posto franco, una base enorme dove fare i signori americani i loro Porsche comodi. Ma i signori americani, della gente lì di quel posto, non gliene fotte nulla. Non gliene fotte nulla. In tutti quei paesi lì, a cominciare dal Kosovo, all'Albania. Sapete che l'Albania è in Europa il posto che ha più materie prime? Gliele hanno rubate tutte e non lo sanno neanche. E la stessa cosa le hanno fatto in Romania, altro paese dove gli hanno spazzolato tutto. Intanto che sono lì a dire gni, li hanno fottati tutti, li hanno portato tutti. Ok? Ok? Li hanno tutti spianati, il nuovo ordine mondiale li ha spianati. Siamo nel 2021, saranno passati quanto? 30 anni, non lo so. E la gente è ancora ferma a 70-80 euro di pensione. È ferma ancora a 200-300 euro di stipendio. Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Non ha ragione uno, non ha ragione nell'altro. Cari amici dei Balcani, vi hanno fottuto tutti, signor Soros. Continuate a scannarvi fra di voi.